Hello and welcome! This is Chiara. In today's video, I'm gonna show you some tricks that I use in order to read more and read better. You're still not passionate about reading, but you really want to be or you want to read more? This is the video for you. The video is going to be in Italian with English subtitle. I will try to speak slowly so that everybody can understand. Let's dive into it. Innanzitutto, perché leggere? Vorrei incoraggiarvi a leggere di più. Sicuramente per acquisire nuove competenze, ma anche ampliare il nostro vocabolario, soprattutto se leggiamo in una lingua straniera. E poi a volte un buon libro è come un caro amico. Ci sono alcune frasi e alcune parole che rimangono impresse nella nostra mente e sono come un eco che pian piano si affievolisce, ma che a volte ritorna proprio nelle situazioni in cui abbiamo più bisogno. E magari ci sono delle volte in cui ti viene in mente un libro che hai letto e dici a te stesso: ah, come vorrei rileggere quel libro adesso. A volte nei libri ci si riconosce nei personaggi, si pensa: allora quello che provo io non sono l'unica a provarlo, ci sono altre persone. E se questo autore ha scritto di queste cose, vuol dire che anche lui l'ha provate o ha conosciuto qualcuno che l'ha provato, e comunque ci fa forse sentire meno soli. Poi ci sono libri che si finiscono e si pensa: ah, come vorrei conoscere l'autore, andare a prendere un caffè insieme, parlare di questo libro e diventare amico con lui. Peccato che la maggior parte delle volte è morto da almeno 200 anni. Come prima cosa vorrei dire che leggere è un'abilità e come tutte le altre abilità deve essere allenata. Non si nasce e improvvisamente si diventa degli avidi lettori. È una capacità che va allenata. Quindi più si legge, più si ha voglia di leggere e più si affina questa abilità. La cosa principale, se ancora non vi siete appassionati alla lettura, è cercare un libro che vi faccia innamorare. Io sono stata fortunata perché mi sono appassionata alla lettura fin da bambina. Uno dei primi libri che ho letto mi ha fatto innamorare della lettura, da quel momento non ho più smesso. E non vi scoraggiate se ancora non avete trovato questa passione per la lettura, perché c'è speranza per tutti. Sono sicura che troverete un libro che vi farà innamorare. Il mio primo consiglio è cercare un libro di un argomento che sapete che vi interessa e che sia possibilmente breve. Perché il fatto di riuscire a leggere un libro e terminarlo è come se fosse una specie di soddisfazione e che quindi ci invoglia a leggere di più. È come per dire: ah, ce l'ho fatta, allora ce la posso fare, passiamo al prossimo. E se volete ho un sacco di consigli di libri semplici, brevi, e scrivetemelo nei commenti, magari posso fare un video apposta. Il secondo consiglio, forse un po' banale, però molti lo danno per scontato, è il fatto di portarsi sempre dietro il libro che state leggendo. Questa è una cosa che faccio spesso. Per le ragazze sicuramente è più facile perché tutte abbiamo la borsa, per i ragazzi non lo so. Chiedete alle vostre ragazze, visto che comunque lasciate sempre le chiavi e portafogli nelle loro borse. È incredibile quanto tempo passiamo durante il giorno senza far niente, perché stiamo aspettando, magari siamo in coda, diamo 5 minuti di pausa. Questo tempo possiamo sfruttarlo leggendo. Portatevi il libro dietro. Un'altra cosa che faccio è, all'inizio dell'anno o quando si vuole, è creare una lista di libri da leggere durante l'anno. O si può fare, per esempio, di stagione in stagione. Questo ci aiuta innanzitutto ad avere un piano dei libri da leggere. È veramente una soddisfazione segnare il libro che si è letto e vedere quanti progressi si sono fatti. In realtà ci sono anche varie app e vari siti
in cui si può tenere traccia dei libri che si leggono. Sono delle specie di librerie virtuali, segnano tutti i libri che si leggono e si possono anche fare delle recensioni, fare dei commenti, delle citazioni, e in questo modo si possono anche seguire altre librerie e per esempio trarre spunto dalle altre su nuovi libri da leggere. Il mio preferito è Anobi o Goodreads, e poi vi lascio le mie librerie su questi siti, così potete seguirmi se volete. Un'altra idea è magari cercare dei gruppi di lettura nella vostra città o anche online, in modo che si possa leggere insieme un libro. Questo sicuramente incoraggerà a leggere questo libro e possiamo poi condividere le nostre idee, i nostri pensieri con altre persone. È da sempre che vorrei creare un gruppo di lettura. Ragazzi, fatemi sapere se siete interessati. Vediamo se si può fare. Un'altra cosa molto importante è sicuramente avere degli amici che condividano questa passione per la letteratura. Non c'è cosa più bella di andare con un amico in libreria, comprare un libro e poi magari sedersi in un caffè all'aperto e leggere questo libro insieme bevendo una tazza di caffè. Questi sono i piaceri della vita. A volte poi ci sono dei libri che proprio non riusciamo a leggere. Non so se vi sia mai capitato. Cominciamo a leggere un libro e magari non è nelle nostre corde, o magari non è il momento giusto. E quello che dobbiamo fare è non pensare che allora, non siamo portati per la lettura, o magari sentirci in colpa perché non riusciamo a leggerlo, perché il fatto di rimanere bloccati ci impedisce magari a volte di andare avanti e leggere un altro libro che magari ci possa piacere di più. Quindi non sentitevi in colpa di prendere il libro, chiuderlo e metterlo via e rileggerlo magari tra un paio d'anni, in un altro momento della vostra vita. Non tutti i libri sono adatti a noi o sono adatti al periodo di vita che stiamo vivendo. Quest'inverno ho comprato questo libro, è un libro consigliatissimo dalla critica. Per qualche motivo non riesco a leggerlo. Ragazzi, io ci ho provato 2 o 3 volte e mi sono bloccata e sono rimasta per settimane ferma su questo libro che non riuscivo a leggere, ma che volevo leggere e volevo finire, e alla fine ci ho rinunciato. Ho detto: non mi puoi tenere bloccata, sicuramente io sono sicura che sei un libro che merita, ma probabilmente non è il momento giusto. Ci riproverò magari tra qualche mese. E a volte può succedere anche di abbandonare 3 e 4 libri prima di trovare quello giusto. A volte invece il libro ci piace, però facciamo fatica a seguirlo. Ci sono troppi personaggi e questi personaggi hanno tutti nomi difficili. Per esempio, io a volte faccio fatica con i romanzi russi perché hanno nomi lunghissimi e di solito hanno nome, cognome, patronimico più tutti i vari soprannomi, e quindi è importante magari in questi casi, se volete leggere il libro, farsi degli schemi. Io faccio fatica anche con le saghe familiari a volte. Questo libro che ho letto ormai quasi 20 anni fa, 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, e mi è piaciuto da morire, mi piaceva tantissimo, però l'ho dovuto riniziare 2 o 3 volte perché ci sono molti personaggi e i personaggi hanno dei nomi simili tra loro, e quindi non sapevo più a un certo punto chi era chi. E quindi cosa ho fatto? Mi sono fatto uno schemino, ho fatto una specie di albero genealogico, e man mano che le persone morivano ci tiravo una barra sopra, così dicevo: ok, questo non può essere perché è morto, quindi è questo. Bello, bellissimo, leggetelo. E direi che questo è quello che mi viene in mente per ora. Se mi dovesse venire in mente qualcos'altro, farò un update in seguito. Se siete arrivati fino qui, grazie per aver seguito questo video. Fatemi sapere se questi consigli vi sono utili e per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti. Iscrivetevi al mio canale. A presto per nuovi video sui libri. Ciao!